Buongiorno, eccomi tornata con un nuovo video e come potete vedere dal mio abbigliamento, questo sarà un video molto da chiacchiere in pigiama praticamente, perché sto troppo bene con questa cosa, anche se sono le 2 del pomeriggio. Allora, se mi seguite su Instagram, se non lo fate, avete piacere di farlo, trovate come sempre tutti i link qui sotto nell'info box. Ieri Manuel mi ha portato alla Digeo a Verona da Primark. Sono andata solo lì perché poi non ce l'ho più fatta reggere praticamente perché ho fatto 2,5 km solo dentro da Primark. E siccome vi ho messo un sondaggino su Instagram e avete risposto che avevate appunto piacere di vedere gli acquisti, eccomi qua oggi a farvi vedere cosa ho acquistato perché se no spacchetto tutto come ho già fatto e quindi non vedrete più nulla. Alcune cose, tipo il pigiama che ho comprato da Alessandro Di Mario, l'ha già messo, lo trovate comunque nelle storie in evidenza su Instagram. Cioè, vedete che sono proprio struccatissima, proprio così alla chiacchiera in pigiama, appunto. Allora, bando alle ciance, ciancio alle bande, come al solito, vi faccio vedere gli acquistini prima che si svegli Tommaso. Allora, come prima cosa, vi faccio vedere questo kit per i regali di Natale che l'ho pagato 4,50 euro di tutto. Quindi un prezzaccio. Poi la vestaglia super morbidosa meravigliosa che indosso in questo momento, l'ho pagata 12 euro ed è fantastica, cioè arriva fino alle caviglie praticamente quasi, almeno a me che sono alta 1 metro e un tappo, arriva alle caviglie. Abbinato ho preso queste pantofolone meravigliose di pelo e queste costano 5 euro. Che bello, mi hanno lasciato anche l'attaccapanni, ho visto adesso. Poi ho preso questo mega maglione vestito. Questo tessuto mi piace, a differenza dei tessuti che ho toccato lì, che erano una cosa, boh, allucinante. Almeno io che ho mamma e nonna che hanno lavorato nel tessile, i tessuti, delle magliette che toccavo mi facevano venire la pelle d'oca. Questo invece è super morbidoso, bellissimo e l'ho pagato scontato, allora costava 18, l'ho pagato 9 euro. Vado così random, non ho un ordine perché sto tirando fuori dalle borse. Allora, poi ho preso 2 pacchettoni di calzini di quelli super morbidosi e costano 3 euro ogni pacchetto, quindi 3 euro uno, 3 euro l'altro, se non l'avevate capito, e sono fantastici, caldissimi, morbidissimi, meravigliosi. Poi, perché sono una mamma 33enne molto sobria, ho preso questa fascia per i capelli tutta leopardata per struccarmi la sera, che è un po' strettina, ma in qualche modo la facciamo andare bene lo stesso. Questa 2 euro. Poi in offerta ho trovato anche la spugna Konjac, che devo un attimo capire come va utilizzata, cioè sia la spugnetta che una specie di tovagliolo, e questa era in offerta al 50% e l'ho pagata 2 euro. Poi qui ho tenuto solo la scatolina per farvelo vedere perché mi serviva, che se mi si era rotto, ho comprato un cavo che è doppio, va bene sia su iPhone che su Android e costa 4,50 euro, lungo 2 metri. Poi ho preso 3 candele, costano 1 euro ciascuno, non più che altro perché mi facesse impazzire la profumazione, ma perché sono bellissime da vedere. Il profumo è buonissimo da quello che ho sentito, devo ancora accenderle, quindi non so quanto persista nell'ambiente, però sono veramente bellissime, cioè anche le scatoline sono meravigliose, mi sono lasciata influenzare da quello. Questa è, mamma che buona, è buona veramente questa, è Black Orchid e Sandalwood, quindi orchidea nera e legno di sandalo. Anche la traduzione oggi, e poi vaniglia del Madagascar, vaniglia e patchouli. No, sono buone, buonissime, vediamo quanto persistono. Comunque, ripeto, mi sono fatta conquistare dal packaging. Poi ho preso un paio di maschere di queste qua in tessuto, pagate 1,50 euro ciascuno, che proveremo.
E poi ho provato la banana powder e questa costa 4 euro. Prima borsa finita. Secondo borsone. Allora, potevo io non prenderla? Questa cuffia meravigliosa, che poi quando mi faccio la doccia mi lavo i capelli, però non si sa mai, cioè nella vita può sempre servire una cuffia a forma di unicorno. 3 euro. Adesso sputtaniamoci proprio nel web. Tanto non sono un'imprenditrice digitale, quindi mi conoscono in pochi. Siete pronte? Ok. Sono o non sono bellissime? Eh? Poi c'è anche il coso qua, il corno dell'unicorno, le orecchiette. Vabbè. Bellissima, stupenda. Poi Alessandro era una vita che voleva prendere una maglietta di quelle che hanno le paillettes che cambiano, si chiamano reversibili, una cosa del genere. Si chiamano reversible, sequin, io e l'inglese, amici forever. Ecco qua comunque. E questa è appunto la maglietta che dritta, c'ha la scritta di Batman. Qua c'è Batman. Adesso faccio questa cosa bellissima che mi piace un sacco e lui impazzisce. Infatti ho un paio di scarpe così che continuo a toccare. Ecco. E girata c'è appunto Batman. Questa 9 euro perché è di Batman. Poi per Tommaso ho preso questo set di slip suit, quindi di pigiamini, e questo 9,50 euro. Poi per Tommaso sempre a 7,50 euro, sempre quelli erano 9,50, questi sono 7,50, sempre non c'entra niente, però ci stava bene, si vede nella mia mente. Ho preso questo set di 5 body a manica lunga. Sempre per Tommaso ho preso questo set di due pigiamini natalizi bellissimi e questi li ho pagati 8 euro. Il pigiama di Super Mario che indossa Ale appunto nella storia che vi dicevo di Instagram, che trovate poi nelle storie in evidenza, l'ho pagato 10 euro mi sembra, sì, ed è in pile, quindi molto caldo. Poi siete pronti per questo? Siete pronti? Potevo non prendere il vestitino da elfo per Tommaso? No, non potevo assolutamente. Cioè, cos'è? Cos'è? Cioè, ve lo vedete Tommaso vestito così? E c'è anche il cappellino. Cioè, Tommaso, bellissimo, amore mio. È bellissimo. C'hanno queste cose, volevo prenderle tutti, c'era Babbo Natale, il pupazzo di neve, poi mi sono un attimo contenuta anche perché Tommaso quando siamo entrati da Primark aveva già idea che la mamma avrebbe fatto disastri, quindi ha iniziato a gridare, quindi non riuscivo a concentrarmi nello shopping. Poi ha smesso e mi sono concentrata. Comunque, bellissimo. Questo 10 euro mi sembra, sì esatto, 10 euro. Allora, dovete sapere che io ero andata principalmente per i pigiami perché guardando i vari video in giro su YouTube ho visto che i pigiami sono qualcosa di meraviglioso. Quindi ero andata proprio perché Alessandro e Tommaso avevano bisogno di qualche pigiamino e anch'io. No, non ho preso pigiami per me perché ne ho tipo una trentina. Ok. Comunque, altro pigiama per Alessandro, ho preso questo di Blaze, 8 euro. E questo è in cotone, mi sembra. Ecco, comunque questo qua bellissimo e ha il pantalone fatto così. Altri pigiami per Alessandro, 7,50 euro di due con questa fantasia. Poi mi servivano stamattina quindi una manca e ho preso a 1,50 euro queste pinzette favolose che mi tolgono il ciuffo da davanti alla faccia che, ecco, meraviglioso, 1,50 euro. E vetro temperato per l'iPhone che ne consumo non so quanti. Quanti ne avrò buttati finora?
quindi 2,50 euro l'ho preso, vediamo com'è. E sono stata bravissima perché questo è lo shopping che ho fatto. Ultime cosine, ho preso per Tommaso queste muffole, le chiamano comunque, sono guanti, guantini, a 1,50 euro. La mia faccia perplessa è perché ho speso 131 euro di tutte queste cose e mi sembrava di averne prese di più. Invece no. No, non mi sono dimenticata niente, ho preso questo. Poi siamo andati a fare un giro da OVS, ma vi giuro, allora è andata così. Siamo arrivati verso le 11 alla Digeo. Abbiamo fa fatto fatica alle 11 a trovare parcheggio. E la Digeo è enorme, al che lì già mi è venuto male. Siamo entrati, Tommaso ha iniziato a piangere, quindi siamo andati a mangiare qualcosina e abbiamo dato da mangiare a lui. Finito lì, abbiamo detto, invece di fare tanti giri, tante cose, andiamo direttamente da Primark. Ah no, vi ho detto una bugia, appena arrivati siamo andati nel negozio dei Lego, 10 minuti e poi siamo andati a mangiare perché appunto Tommaso si è svegliato e aveva fame. Finito di mangiare, siamo partiti e siamo andati da Primark perché era già così, cioè era così il centro commerciale. Vi ho detto andiamo da Primark. Siamo andati dentro da Primark e Tommaso si è risvegliato e ha iniziato a gridare, e quindi io, presa dal panico, non sono riuscita a vedere quello che volevo, come volevo. Ok, si è calmato, dopo 5 minuti si è calmato, siamo riusciti a calmarlo, siamo andati avanti. Insomma, dentro da Primark ho fatto 2,5 km. E il reparto donna l'ho praticamente visto col binocolo. Quel poco che ho visto, ripeto, io prendevo il tessuto, lo toccavo in questo modo qua e mi dava una sensazione di ruvido, e quindi non sono stata lì a guardare più di tanto, vi giuro. Anche perché, ripeto, poi muoversi con la carrozzina, Alessandro, che comunque dopo un po' si stanca, è un po' disastroso. E mi sono fermata un attimo lì nel reparto cosmetici e hanno cose carine. Però mi sono detta, Noemi, aspetta perché hai già il delirio, non ne vale la pena, aspetta un attimo. La prossima volta andrò sicuramente da sola, magari con mia sorella, mia mamma, vediamo così. Quindi riuscirò a fare le cose con più tranquillità sicuramente. E usciti da Primark abbiamo detto, beviamoci un caffè, tutto questo cioè 2 ore ci sono rimasta dentro, non è che ho fatto così al volo, 2 ore. Poi c'erano anche tutte le cose del Natale, e sono andata via dritta così, cioè Emanuele continuava, basta, non serve altro, smettila di mettere dentro cose, e quindi via così col paraocchi. Uscita da Primark, poi avevo caldo, 10 minuti dopo avevo freddo, e rimetti il giubbotto, e togli il giubbotto, e prendi il giubbotto, e porta la borsa, Cioè io sono uscita che ero esaurita, e lì mi sono detta, cavolo, sta invecchiando malissimo ragazza, perché fino a 5 anni fa la mia domenica ideale era andare a centri commerciali. Adesso non gliela faccio, ma proprio non ce la faccio più. Non ce la faccio, non recco. Usciti, abbiamo bevuto sto caffè. Emanuele mi fa, cosa facciamo adesso? Ti prego, ho detto, portami a casa, non ce la faccio più. E mi fa, ma scherzi, siamo a Verona, andiamo a fare un giro in centro. Non sei sicuro? E lì mi sono sentita anche una rompipalle perché mi lamento sempre che non mi porta mai da nessuna parte, quella volta che andiamo mi lamento anche. Ma vi giuro, avevo un malipiedi. Ma vabbè, è andata così. Siamo partiti, siamo andati in centro a Verona, il centro era chiuso, quindi abbiamo parcheggiato, fortunatamente anche abbastanza vicino, e siamo andati a fare un giro. Poi lì ho iniziato a vedere Wycon, ho iniziato a vedere questo, ho iniziato a vedere quello. Sono entrata da Wycon, un buco, cioè un buco veramente, e quindi sono uscita, ho detto no, ti prego, fammi uscire, cioè proprio mi mancava l'aria. Sono entrata da MAC, ho detto adesso da MAC mi faccio il mio giretto, anche lì gente così, spazi strettissimi, un odore di sudore allucinante e io sono molto sensibile agli odori, e ho detto no, ti prego, vado via, cioè non ce la faccio, non ce la faccio. Siamo entrati da OVS perché cercavo una vestaglietta per Alessandro che non ho trovato da Primark. Ne avevo vista una in una storia di Illy Style di Ilaria che mi piaceva tantissimo. Sono andata da OVS e no, non c'era, non esisteva. E quindi lì, stanca, alle 6 di sera, ho detto a Manuel, andiamo a casa. Mi ha fatto giretto, ho visto la casa di Romeo e Giulietta e quant'altro.
e siamo andati a casa. I bambini erano cotti, io ero distrutta e Manuel anche. E morale della favola, alle 9:30 ieri sera eravamo a letto, distrutti, e abbiamo dormito tutti quanti di un sonno profondo e meraviglioso fino alle 7:30 di stamattina quando è suonata la sveglia. Pure Tommaso si è stancato. Ecco, quindi questo era il mio shopping da Primark e non ho fatto particolari danni, sono anche stata brava, cioè sono anche soddisfatta. E niente, ragazze, spero che il video vi abbia tenuto compagnia, vi sia stato utile, non lo so, quello che volete. Vi mando un bacio. A presto. Ciao.